adesso giocherà le Greville contro il Ronco Valdengo. Togliamo la musica, ragazzi, pronti al riconoscimento con l'arbitro, e diamo inizio al girone delle finali che determinerà la classifica dal primo al quarto posto. Ci stiamo giocando. Cominciamo con Aigreville, Ronco Valdengo, a seguire Bollengo, Polisportiva Tronzano. Siamo qua a Tronzano, in mezzo alle risaie. Ricordo che si tratta sempre di un girone all'italiana, per cui le partite possono anche terminare in pareggio. È un girone a punti, chi fa più punti sta più in alto in classifica. Le partite, come al mattino, si svilupperanno su due tempi da 12 minuti, regolarmente arbitrati da arbitri federali. Sono il portiere, non voglio saperne certe cose. Io sono il portiere, io rimango sempre con il portiere, come ho sempre detto, io faccio solo il portiere, non voglio saperne. Abbiamo qui i genitori di Molinaro. Meloni, ma di più. Abbiamo la mamma e il papà. Così dicono il papà. La mamma è sicura. E il papà. Papà quel giorno girava da quelle parti, quindi evidentemente papà c'era. Magari pago. Devo anche dire che assomiglia molto al figlio, quindi. E dietro abbiamo Alessandro. Quello è sicuro. Il fratello minore, quello è sicuro. Quello è sicuro. È la mia fotocopia, non so dove è. Subito più da 20 centimetri ce l'hai il portiere. Abbiamo la nonna di Torino Centro, che la nonna di Giuse. E con le squadre che cominciano a entrare in campo, abbiamo le panchine. No, quella è la squadra. La squadra del Ronco Valdengo in arancio e blu. Sono qua con la mia valida assistente Christine, la gemella femmina dei Pelù. Ecco qua Ronco Valdengo. Ragazzi, un saluto a favore di camera che siete in diretta su Instagram. Troverete la partita su Instagram, anche le foto, ragazzi, e anche su YouTube, poi ci sarà la partita. Ciao Lisa, ciao Sebi, Seba. Oh, stai andando, raga. Ilaria, ciao. Se vi mettete tutto uno vicino all'altro in fila, no, cioè così come siete adesso, va bene? Faccio una foto. Raga, tutti guardate. Guarda là. Posta. Ciao Eddy. Ecco la panchina. Arrivano anche i ragazzi delle Greville. Tommaso Cuc si è infortunato al dito, se l'è fatto morsicare dalla fidanzata. Niente di grave. Ecco il capitano Davide Pozzano, portiere Federico Rossi, Iacobucci. Credo che incominci questo primo tempo in base alle volontà del mister. Raga, guardate! Andiamo in panchina, pronti in base alle volontà del mister a sostituire. Abbiamo Julien Bettin, Ryan Sabatino, Molinaro, detto il Moli. Abbiamo Frank Fosson, il Pela. Andrea Henry sarebbe, Franceschini Luigi detto Gigno e Federico Rossi detto il Purti. Ciao Ilario, ciao Gianni, ciao ciao Patrizia, ciao Elisa. Ragazzi, sta entrando il dirigente Marco Pozzan, quindi la partita può incominciare perché anche il direttore di gara ha le distinte. Dirigente difesa ufficiale Greville Juventus, scuola Juve. Dirigente
ieri ha fatto insieme ad Agnelli e a Allegri, c'era anche il dirigente Marco Pozzan che rappresentava la rappresentativa valdostana, perché la Salunga, la Juve l'ha voluto in sala stampa. E anche lui, quando gli hanno fatto la domanda chi sarà il prossimo allenatore, non ha risposto, però ha ghignazzato. Entra il direttore di gara, consegna la palla ai ragazzi. La palla è già pronta. Eccoci pronti. Dai, cominciamo con tre quarti d'ora di ritardo, per cui finirà. Eccolo qua. Saluti di rito. Saluta la panchina, il Ronco Valdengo, che devono essere valdostani. Sono qua della zona, Ronco Valdengo. Federico Rossi con la mano da Purti ha salutato tutti. L'organizzatore del Tronzano controlla le sedie. Ecco. Controlla le sedie se sono. Il nostro DJ, il nostro promoter. Piero! Piero! Saluto da parte delle Greville, ragazzi, addirittura c'è uno scorcio di sole, di luce. La palla al Valdengo, al Ronco Valdengo. Siamo qua a bordo camp, li abbiamo abituato bene. Vi ricordiamo che per guardare la funzione in 4K schiacciate il tasto verde. E per interagire direttamente col vostro giocatore preferito, con la panchina potete schiacciare il tasto blu. Sali, sali! Sale! Nastasi fa un assist a Pozzan, che però viene intercettato dal portiere e dalla difesa del Ronco Valdengo. Ciao Paico, prima partita del pomeriggio. E Greville, Ronco Valdengo. Campo, fatti vedere, campo. Sei veloce. Leo. Dai, sveglia, Palla, palla. Chiede, è uscita la palla. C'è. E Ray Simone la chiede. La palla, E gli viene data, basta chiedere. Ecco Kuk su Ray, il principe di testa Kuk, Ronco Valdengo di primo, di nuovo Kuk stoppa la palla, gira su Nastasi, Nastasi col numero 15, scarta l'uomo Nastasi, ci prova uomo contro uomo, vince l'uomo, fa l'uovo, assist, angolo a favore delle Greville. Bel pallone, senti che bello. Non è angolo, l'arbitro reputa che non sia angolo. Rimessa, ecco Nastasi con Pozzan su Gobbo. Gobbo su Chianese, Chianese viene intercettato. Ci sono Mendez che coprono, copre Mendez. Mendez, ragazzi, da quando ha il cerchietto è migliorato Mendez. Ha tolto il cerchietto, mi sa. Ha tolto il cerchietto? No, ce l'ha il cerchietto. No, ce l'ha. Enrico, non suggerire come sempre sbagliato, Sei attento. Di sinistra Kuk, tira fuori. Enrico, sei a favore di camera, però non sei soggetto giusto. Fa caldo adesso. Sì, vero? Infatti mi dietro anche. Che è successo? Sempre Anastasi. Stai bene? Sale Gobbo,
sale Gobbo sulla fascia destra, viene tallonato dal 3, Gobbo fa l'assist su Pozzan, Pozzan ci prova di rovesciata, non riesce, recupera Pozzan, ci prova Chianese, Chianese viene intercettato, portiere. Viene intercettata la palla che ha tirato Chianese, oppure Chianese che è stato intercettato? Tutte e due. Okay. Ecco su Jacobucci, tocca la palla per la prima volta Jacobucci, la tocca con i piedi, poi prende con le mani. Sei solo. La passa a Pelle, il gemello di Christine, appena tornato dalla gita. Lui faceva casino, Christine prendeva le tirate d'orecchie. In rappresentanza della famiglia. Perché prima le femmine dicono. Ecco Pozzan, 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 la porta, Pozzan. La porta. Dentro la porta deve andare la palla. Ci prova Kuk, Kuk di sinistra, viene intercettata, fuori. Tiriamo sempre addosso a qualcuno. Ciao Roy. Il Federico, il Purti, dice che la palla la tirano sempre addosso a qualcuno, mai contro la porta. Anastasi, Anastasi si mette le spalle, si mette il corpo, il fisico, ma non bastano. Ci pensa Edoardo, con Pelle, c'è Kuk. Kuk gira la palla su Chianese, Chianese la va sulla Pozzan. Pozzan veloce sulla destra a Tommy, Tommy in porta ed è primo gol! 1-0 Egreville, Ronco Valdengo. 1-0 Egreville. Segna Gobbo. Il principe fa il primo gol dopo l'assist di Pozzan. Mettono già le carte in tavola i ragazzi, chiariscono un po' la situazione, presa io di tacco, di prima, era fuori, ragazzi stava già entrando in porta. Ecco Kuk, Kuk su Gobbo, il principe la passa a Ray, Ray segue, si inserisce, Ray la rigira su Chianese, uomo Chianese. C'è Mendez col cerchietto, alza un po' lì. Arriva Esquisito, Esquisito su Chianese, Chianese su Gobbo, passaggio lento, Cedo che ci mette il fisico, Pelle è pronto a retrocedere su Jacobucci, Jacobucci non su Pello, Pello di nuovo su Jacobucci. Il contrasto di nuovo che non vedo più. Edoardo sale, viene intercettata la palla dallo Ronco Valdengo, gira la palla al Ronco, ma c'è Pozzan che dà fastidio. Kuk gira la palla su Gobbo, Gobbo di prima si inserisce Chianese. La palla a favore del Ronco Valdengo. Ecco Anastasi su Gobbo, Gobbo tiene la palla, Gobbo viene buttato a terra, si è sporcato i pantaloni. Gobbo si è sporcato i pantaloni, il principe non si può sporcare, né? Hanno buttato a terra il principe. E che è andata bene che non si è sbucciato le ginocchia, vero Cristina? Se no arrivavano i sudditi. Fallo a favore dell'Egreville, batte Pozzan.
Gobbo è scocciato perché si è sporcato i pantaloni, si è rovinato leggermente i peli del ginocchio. Prende di nuovo la palla il principe, che ricordiamo che è sporco non per volontà divina ma per colpa del terreno di gioco. Cerca di salire il Ronco Valdengo sulla fascia sinistra. Il 7 scivola Edoardo, niente di grave, c'è Mendez col cerchietto, Esquisito si destreggia tranquillamente tra tre, Pozzan copre la palla, prosegue il gioco, buttano a terra Pozzan, il fallo non viene fischiato, l'arbitro continua a far giocare, il Rocco Valdengo combatte e spalla contro spalla, Kuk è abituato con le mucche, con le vacche, ma in questo caso accadono i ragazzi. Ricordiamo che una vacca di 200 quintali più che la sposta solo con lo sguardo. Di testa Pellu, di gamba prima Gobbo, blocca il Ronco Valdengo, stoppa la palla al 5 che prosegue su 10, saltano Pellu. Prova a fare l'assist in centrocampo, ma c'è Kuk che intercetta la palla, si gira Gobbo ma c'è il compagno dell'altra squadra. Gobbo prende la palla, riesce a tenerla Gobbo, la gira su Nastasi, Nastasi con le scarpe bianche avanza, scarta l'uomo in mezzo a tre, la passa Esquisito. Esquisito si libera, va Anastasi, non lo fanno cadere. Ecco su Pozzan prosegue Pozzan, si allarga sulla destra, cerca di fare l'assist, non riesce. Ancora la palla a favore dell'Egreville, ci prova di nuovo Pozzan, ci prova Gobbo a tirarla in porta ma è un po' timido il tiro. Non l'ha presa bene sul collo. Di testa Mendez col suo cerchietto dell'Adidas. Ricordiamo che il cerchietto è dell'Adidas. Per lui ultimo uomo, non ha problemi a gestire la palla. La recupera, la arancia, la butta fuori, la copre. A favore dell'Egreville. André Pellu, uno dei gemelli Pellu, il maschio per esattezza, l'uomo alfa, il fratello alfa. Abbiamo qui la gemella Christine, oggi è la supporter del fotografo, con l'ombrello, ragazza ombrellino. Nastasi di sinistro su Gobbo che però non riesce a intercettare la palla ma rimane ancora in campo. Ci prova Gobbo fuori a favore del Greville. La bandierina fa la schifo. Testa che vedete è quella di Federico, che riesce sempre a essere davanti la telecamera o con la bandierina o con la testa. Ecco Ronco Valdengo che cerca di salire ma Kuk blocca l'azione. Squisito su Pozzan di destro, il portiere la para, brava, bellissima parata del portiere dopo un tiro fenomenale di Pozzan. Sempre 1-0 il Greville, Ronco Valdengo. Angolo a favore dell'Egreville, la batte Esquisito Alessio. Sul primo palo di testa dovrebbe esserci andato Kuk. Ecco Ray di nuovo di testa. C'è Mendez. Mendez butta giù l'uomo dopo aver toccato la palla perché il cerchietto gli è andato negli occhi. Ciao Samu. Ciao la Ludo. Finito il primo tempo. Mendez, guarda la linea e poi scappi, Pellu! La linea e poi scappi! Guarda la linea! Basta! Ragazzi, dalle nuvole è spuntata un po' di luce del sole e fa anche quasi caldo. Fine primo tempo 1-0. Egreville 1, Rocco Valdengo 0. Stanno uscendo le squadre per andare a sentire gli accorgimenti tecnici dei loro mister
sulla destra in nero e in rosso abbiamo Legreville con mister Nicola Turato, dirigente Marco Pozzan. La squadra è pronta per eventuali cambi che deciderà il mister. E qui sulla vostra sinistra, sulla mia sinistra, c'è in salmone e blu, c'è la squadra Ronco Valdengo. Siete pronti per la squadra per partire dopo, ragazzi? Dopo tocca a voi, vero? Con le Greville, giusto? Non siete mica tanto pronti però, vi vedo un po' con l'occhio un po' stanco. Vero? Avete mangiato tanto e siete belli bolliti? No, stanno tritti. Volete dire qualcosa? Come sta andando il torneo? Bene. Vorremmo andare a dormire. Volete salutare le vostre fans? Siete in diretta, Okay. Potete dire quello che volete a... le vostre non dite le parolacce però, No, tranquillo. Tu specialmente, no? Tranquillo. Tu sei il più pericoloso. Non gli altri. Andiamo a fare il riscaldamento. Davvero? Arriviamo. Adesso andiamo. Dai capitano, non c'è la fascia? Tu la fascia, lascia. No, non è roba per te. Sono pronto quasi ad entrare. Sei un bravo ragazzo, ma non è per te. Dai. Dirigente teso dopo l'intervista di ieri con Allegri e... e Agnelli. Adesso c'è la campagna acquisti. Si parla di allenatori internazionali. È andato, dai, guys. Grazie. No, grazie. Adesso. Ma non ti davo una borraccia, no? Dai, su, alzati. Quanto è costato? Non si dice mai quello che costa la Roma. Comincia il secondo tempo, parte le Greville, 1-0. Ci sono stati dei cambi? No. No. Nessun cambio per adesso. Neanche delle guardaline. Edoardo la palla, la passa Mendez su Gobbo, Chianese su Kuk gira la palla su Nastasi ma non viene intercettato dal Valdengo. Meglio Gobbo che fa un assist su Nastasi. Fuori gioco, l'arbitro fischia fuori gioco. Dai, mettiti a posto, Tommy, mettiti a posto, dai. Dietro campo, dietro, è lunga. Ora attacchiamo. Ultimo uomo Edoardo, braccato da 7, Edoardo però riesce a tenere la palla in campo. Su Ray, di nuovo Edoardo. È Pelù, scusate, non era Ray, era Pelù. Ecco subito la gemella che sente il sangue scorrere nelle vene. Era André Pelù per il mister.
Pellu. Ecco sempre Pellu. Pozzan che si gira, cerca l'uomo, ecco Chianese, Chianese su Pozzan di nuovo, Pozzan prosegue, si allarga, fa l'assist, arriva, ecco Kuk che fa il secondo gol di giornata, Kuk Tommaso! ...2-0 Egreville. Bravo Pozza! Recupera la palla squisito, diciamo più che la recupera la ruba. Kuk su stop si fa fregare dal campo ma recupera la palla. Ecco Chianese, la lancia su Nastasi ma viene intercettata da Esquisito. Comunque Nastasi riesce a tenere la palla in campo. Si stanno scaldando Ryan, Betà, il Pela, Gigno che gli è venuta la testa come dei boccoli. Poi c'è Moli e c'è Frank Fosson che scalda le gambe perché deve fare la rovesciata e deve essere pronto per il lancio, triplo lancio mortale. Ricordiamo Frank Fosson, l'uomo giusto al posto giusto al momento giusto. Lui firma il gol. Gli altri scrivono il tema, lui lo firma. Nastasi vieni Giulien, ciao Matteo, Olli vieni, ecco Squisito recupera di nuovo la palla, secondo Tommy, vai, ecco, viene anticipato di pochissimo Pozzan, ecco il capitano di sinistro, il capitano oggi Tommaso, vieni Pallu, pronto a entrare Julien Bettin al posto di André Pellu, Edoardo al posto di Molinaro, il Moli, detto il Moli, esce Edoardo Letta, entra il Moli col numero 18, anch'io no, fai tutta la seconda. Gestire, vieni Andrei, dai. Di testa Kuk. Pronti a entrare anche il Pela e Ryan Sabatino, sembrerebbe. Su, appena il mister deciderà l'ordine. È stato contattato ieri il nostro mister Nicola Turato direttamente da Agnelli. Gli ha chiesto cosa faceva. Perché lui non rispondeva a Ned, allora gli ha detto no, chiamo io Nicola. Ricordiamo che c'è una panchina libera nella Juve. Gira! Ecco Nastasi di testa, tiene la palla in campo. Nastasi si allarga su Gobbo. Ci pensa Pozzan. Pozzan si allarga su Chianese, bella l'azione, bello il pensiero. Pronto a entrare il Pela, è già prontissimo col numero 2, all'anagrafe André Henry, conosciuto però da tutti come il Pela. Chi è che esce, mister? Simone.
dovrebbe uscire Simone Rey e dovrebbe entrare André Henry. Ci pensa Nastasi a recuperare la palla. Solo, solo! L'avversario si è trovato dall'altra Piccoloso. Parte della spiaggia. Bravo! Abbiamo Nastasi la sfiora con la spalla. Vai Tommy, sei più veloce! Ecco, sei più Tommy veloce! Gobo, Tommy vai, Gobo, vai, Tommy vai! Gobo, Tommy Gobo. Va bene, direttore, vieni qua Simone. Esce Simone Rey, entra André Henry. Il Pela al posto di Simone. Grazie, passaggio. Prossimo ingresso dovrebbe essere quello di Ryan e si sta scaldando anche Franceschini Luigi. Ciao Giba, ciao Melissa. Chianese, portatila, dai, portatila. La perde, non la perde. Uomo, bravo. Cambia gioco, cavati di molli dei tre. Sale Julien su Alessio Squisito. Alessio tira in porta fuori. Ryan pronto a entrare. Vieni Tommy, vieni. L'11 Ryan Sabatino, uno dei fratelli Sabatini, entra al posto di Gobbo Tommaso, detto il principe, col numero 7. Esce il principe, entra Ryan. Il principe si è sporcato, ha gli scarponcini sporchi, le calze e il pantaloncino. Stasera aumenteranno le tasse per i sudditi. Il regno Gobbo deve comprare una divisa. Dovete sapere che i calzini Tommy sono usa e getta, ma qualsiasi calzino, anche della Nike, dell'Adidas. Ma dopo di questo giochiamo subito? Sì, sì, contro loro, Tranzano. Rimessa laterale del Ronco Valdengo. Direttore! Guardate Gigno Franceschini. Direttore! Il tempo, vieni, guardate che permanente che ha in testa. Che permanente. Gigno, c'hai il casco in testa, cioè. Esce col cerchietto Mendez. E entra Gigno Franceschini. Bravo Ema. Pronto anche Frank Fosson col ciuffo biondo. Pronto a fare la rovesciata. Dovrebbe fare l'assist Ronco Valdengo di prima. Direttore! Vieni Pozza! Esce Davide Pozzan e a favore di Francesco Fosson con numero 17, la Cavesa bionda, pronto a fare la rovesciata istituzionale. Devi girarti, Frank, devi girarti, devi vedere il numero. Sale Kuk su Squisito. Mantiene la palla Squisito. La gira su. Peccato, era bella l'idea su Ryan, ma viene intercettato dal Ronco Valdengo. Sale il Ronco Valdengo. Passa Molinaro, ma c'è Julien Betin. Abbiamo di nuovo Squisito. Di testa ci prova Frank. Ma non può correre dietro la palla, che la palla deve cadere lì addosso. Ecco Betan su Kuk, Kuk su Frank, di nuovo su Kuk. Kuk gira la palla, che arriva Fosson di prima. Fosson
ce l'hai forte. Ryan viene anticipato, Ryan di poco. È ancora in campo la porta. La palla a favore del Pela. Il Pela la rigetta su Fosson, che di petto la passa Ryan. Bassa di nuovo su Fosson. Abbiamo il Pela. Il Pela su Chianese. Chianese protegge. Si gira Chianese su Ryan. Pela su Fosson. Fosson su Pela. Un po' timidi ragazzi. Ecco Ryan. Ryan salta l'uomo sulla sinistra, si gira verso Nastasi, bella l'idea, ma finito il secondo tempo. 2-0, giusto Cristina? 2-0, eh? 2-0, Egreville, Ronco Valdengo. Ragazzi, pronti per la partita successiva, perché si gioca contro il Tronzano.